Dizionario alla mano, a cura di Emanuela Fatilli per Senza Barcode. In televisione, nel web e sui social, spesso sentiamo e leggiamo parole e neologismi di cui non conosciamo l'origine e l'esatto significato. A Dizionario alla mano facciamo un po' di chiarezza scoprendo le mille sfumature della nostra lingua. Benvenuti a Dizionario alla mano. Oggi definiamo tre verbi: guarire, curare, preservare. Guarire. Rimettere in salute un malato, provocare la regressione di una malattia fino a guarigione più o meno completa dell'ammalato. In senso figurato, liberare da un difetto, da un male morale. Curare. Deriva dal sostantivo cura, fare oggetto delle proprie cure. Attendere con premura e diligenza a una cosa o una persona. Attendere a una cosa, occuparsene. In medicina, curare un malato, prescrivergli i rimedi opportuni. Preservare. Dal latino pre e servare, cioè conservare prima. Salvare, tenere lontano da pericoli fisici o danni morali, mediante difese, accorgimenti e interventi opportuni. Più in generale, salvaguardare con accorgimenti preventivi, difendere, premunire cose dall'azione nociva di questi agenti esterni. Le innovazioni tecnologiche, biotecnologiche e della ricerca ci hanno portato a credere nel tempo che tutte le malattie fossero guaribili. Invece purtroppo non è ancora così. La medicina ha fatto passi un po' più lenti rispetto alla tecnologia e alla biotecnologia. Per cui alcune malattie, benché si possano scoprire in fretta e benché si possano trattare con materiali, con macchinari e con terapie all'avanguardia, diventa difficile liberare il malato dalla malattia. Non solo, alcune malattie lasciano dei segni per sempre. Una semplice polmonite o pleurite, per quanto possa scomparire e il paziente stare bene, dal punto di vista radiografico sarà sempre visibile. Sono segni che appartengono al nostro corpo. Una cosa invece che si può sempre fare e che è molto migliorata nel tempo è la cura. La presenza degli hospice e di tanti posti dove vengono inviati le persone a fine vita ci fanno capire che l'attenzione verso il malato e la cura fino alla fine non è inutile, ma anzi migliora le persone non solo che devono salutare i propri cari, ma anche l'attenzione che viene data alla medicina. Alcune malattie quindi non si possono guarire, ma tutto si può curare. Ricordiamo, come definisce il vocabolario, che la cura non è solo la terapia, cioè le pastiglie che ci vengono date. La cura è tutta l'attenzione che ci viene data. L'attenzione che ci viene data dal nostro medico, l'attenzione che ci viene data dagli infermieri e da tutti gli operatori sanitari e l'attenzione che ci viene data anche dal farmacista. Può essere che poi la cura magari inizialmente non funzioni e bisogna cambiarla, magari cambiarla anche più volte, tantissime volte, ma la cura c'è stata. Il vocabolario fa proprio riferimento al fatto di attendere con premura e diligenza a una cosa o una persona. Cosa riuscite a raccontare con mille parole? Avete il coraggio di misurarvi col mondo che va di fretta ma ha fame di emozioni? Questo è l'incipit del concorso Bloggami 2020, indetto dall'Associazione Culturale Senza Barcode. Un concorso per racconti brevi, minimo 900, massimo 1000 parole. Bloggami è arrivata alla seconda edizione e quest'anno, grazie a CTL Editore Livorno, i racconti migliori saranno pubblicati in una raccolta. Le opere, al massimo due per partecipante, dovranno essere inedite. L'apertura del concorso è alla 12:00 del 25 febbraio, la chiusura è il 25 ottobre alle ore 23:59. Non è prevista alcuna tassa di lettura. Il concorso è gratuito per tutti gli iscritti a Senza Barcode. È possibile associarsi contestualmente all'invio delle opere in concorso. Per partecipare è sufficiente iscriversi visitando il sito associazione.senzabarcode.it. Per maggiori informazioni scrivere a bloggami2020@senzabarcode.it.
Se pensiamo che quando veniamo curati non veniamo considerati con abbastanza premura e diligenza, facciamo un errore di termini. Prendersi cura di una persona vuol dire parlargli, stare con lui, capire effettivamente quali sono le sue esigenze. Avere cura soprattutto delle persone anziane è difficile perché spesso ci sostituiamo a loro nei loro pensieri. Una persona anziana che magari fatica a riconoscere i propri parenti o fatica a capire la propria reale condizione, ha piacere che venga accompagnata a fare una passeggiata o semplicemente a ricevere per pochi minuti la visita di chi gli è vicino. Certamente preferisce questo tipo di cura che essere assillato continuamente da prendere un sacco di medicine. La cura in sé della persona, la diligenza, la premura con cui ci si prende cura di una persona, ha poco a che fare con la terapia. Infatti il vocabolario ce lo mette come una parte della definizione. In medicina, curare un malato. Ma la parola curare ha un'accezione fondamentalmente umana. La cura, quindi, è fondamentalmente quella, anche degli operatori sanitari, ma più che altro dei familiari e delle persone care che sono vicine al malato. Guarire è legato alla medicina e talvolta non può dare risposte. Curare è legato essenzialmente allo stato della famiglia. Il termine preservare, invece, è quello che noi oggi definiamo in medicina prevenire, cioè cercare di conservare prima un certo stato. Tanti sono i progetti di screening sul territorio che permettono uno studio prima che ci sia una reale malattia, prima che una persona avverta un disagio o un malore, per cercare di studiare quale può essere la diffusione in un territorio di un determinato male, il tipo di popolazione maggiormente colpita e quindi i motivi per cui questa popolazione è più colpita. Lo screening della mammella e lo screening del colon retto sono quelli a tutti più noti. Lo screening viene effettuato in modo rapido e generalmente indolore. Un piccolo esame di screening e quindi di prevenzione permette di migliorare non solo la salute del singolo cittadino, ma la salute di tutta la popolazione, poiché lo studio prevede una somma di casi per capire l'incidenza in quel tipo di società di quella specifica malattia. Oltre alla prevenzione clinica, c'è anche la prevenzione personale che ognuno può fare, cercare di mantenere una vita sana, cercare di avere relazioni positive e difenderci dagli agenti esterni che possono essere nocivi. Quindi, oltre alla prevenzione per quanto riguarda la cura del nostro corpo, c'è anche la prevenzione per quanto riguarda la cura del nostro ambiente. Non solo dell'ambiente dove viviamo, quindi cerchiamo di vivere in un ambiente pulito, sano, aereo, preservare l'ambiente in cui viviamo, compreso il nostro mondo. Preservare dalle malattie parte inevitabilmente da preservare il posto in cui viviamo. Avere poca cura del posto dove viviamo è l'inizio della malattia. In generale, il vivere comune e il vivere bene tutti dovrebbe essere fondamentale per il singolo. Il tempo del coronavirus ci ha messo di fronte a questa problematica. L'uso di presidi medici come della mascherina serviva a preservare la persona vicino a noi. In Italia ormai è diventata abbastanza consuetudine e dovremmo cercare di mantenerla sempre. Nei paesi asiatici, come in Giappone, è una consuetudine da tantissimi anni. Svegliarsi al mattino con un po' di raffreddore rende necessario l'uso della mascherina, perché generalmente i giapponesi frequentano luoghi affollati come le metropolitane al mattino, le grandi piazze, le grandi città o gli uffici congesti. È fondamentale in questi ambienti preservare soprattutto l'altro. L'idea che l'altro è fondamentale quanto me per la sopravvivenza di tutti deve diventare un pensiero di uso comune. Quindi il verbo più importante tra guarire, curare e preservare è curare, cioè avere attenzione e premura per tutti. Quello che si può guarire verrà guarito, quello che si può preservare verrà preservato, ma la cura e l'attenzione è la cosa più importante. Dizionario alla mano, a cura di Emanuela Fatini per Senza Barcode. In televisione, nel web e sui social spesso sentiamo e leggiamo parole e neologismi di cui non conosciamo l'origine e l'esatto significato.
A dizionario alla mano facciamo un po' di chiarezza scoprendo le mille sfumature della nostra lingua.